chiudere questa volta lo smash Jimmy Connors e tie break nel set decisivo. 4 ore e mezzo non sono servite a nulla, la partita si decide su questo unico tie break finale. Sarebbe stato contento Jimmy Van Allen, l'inventore del tie break, deceduto proprio nel corso dell'ultimo Wimbledon, e forse è sicuramente uno dei tie break più importanti giocati in questi Open degli Stati Uniti. Connors contro Crichton, con Crichton che serve per primo. 4 ore e 31 minuti. È fuori la volée di Connors, che non protesta nemmeno, l'ha vista bene anche lui. 1-0 per Crichton. Adesso 2 servizi per Connors. Ecco qui, Connors ancora rete, però sì, questa volée non era, è uscita. E questa volée la poteva fare meglio, hai visto che si è piegato un po' il polso, avrebbe dovuto aggredirla un pochino di più. Ripeto, sono tutte cose che si dicono stando qui, dovrebbe essere lì e viverle. Sono saltati un po' gli schemi tattici, c'è il grande cuore di Connors, grande coraggio dello statunitense che si butta a rete ad ogni occasione possibile. Che grande controllo da parte di Crichton. Il net aiuta Connors, gli accomoda la palla, 1-1. Pari, ancora un servizio per Connors. Sulla riga il rovescio di Connors, che va avanti in controtempo e chiude. Guardate come saltella, come corre quest'uomo di 39 anni e cosa fa. La droga di un punto è conquistato in un momento importante. 2-1 Jimmy Connors, ma non ci sono stati mini break per ora. Ancora avanti Connors da una posizione di campo molto difficile, era tutto spostato sulla linea laterale, è venuto avanti in controtempo, controllata l'efficacia del proprio rovescio. E guardate adesso l'espressione. Seconda palla per Crichton. Yeah! 3-1 Jimmy Connors, Crichton indietro di un mini break. Crichton non ha messo dentro la prima e sulla seconda si è subito scaraventato in avanti Connors. Partita davvero a cardiopalmo. Corta la risposta di Connors, è lungo questo fuori, questo dritto, aveva risposto troppo piano, ne ha approfittato subito Crichton. Giustamente ha provato a spingere il diritto, ha sempre subito l'iniziativa dell'avversario, in questa occasione la prima possibile ha scaricato il suo diritto. 3-2 per Connors, che è avanti di un mini break, ora deve servire 2 volte.
e sbaglia Crixin, che non aveva preso rischi in questo tie break, ha deciso di prenderlo adesso e ha sbagliato nettamente il rovescio. 4-2 per Jimmy Connors nel tie break del quinto set. Crixin sente che Connors ha trovato la formula dopo 4 ore e mezza di lotta per scardinare il suo gioco, e ha provato a rischiare dopo un match che non si rischia al tie break finale. Provare a rischiare è molto difficile. Entusiasmo alle stelle. Connors, seppur grandissimo nel corso di tutto il torneo, che nessuno si attendeva così, dopo 4 ore e 36 minuti è in vantaggio 4-2 nel tie break finale. C'è anche Steffi Graf qui sul campo, vedete, a seguire. Lei dovrebbe giocare il match con la Wisner. È fuori la risposta di Crixin. 5-2 Jimmy Connors nel quinto. Entusiasmo indescrivibile, vedete la gente in piedi. Connors caricatissimo, ma non è finita, è avanti soltanto di un mini break. Adesso ci sono 2 servizi per Crixin. Ha giocato molto bene, ha giocato con una sola mano il rovescio, dando un leggero taglio sotto la palla, depositando la palla nei piedi di Connors, che non è riuscito a venire fuori con la demi-volée. 5-3, ancora inquadrature per Steffi Graf, è dovuto aspettare un bel po'. Questo match con la Wisner, che si annuncia piuttosto facile per lei. Lunga la prima, 5-3 per Connors, Crixin serve la seconda. Bravo Crixin, in una situazione difficile, indietro un punto di mini break, ha rischiato il diritto e ha avuto ragione, e d'altronde non deve lasciare l'iniziativa sempre al suo avversario. Ma ha quasi sempre fatto il punto quando è riuscito a giocare quei dritti molto arrotati, alti sul rovescio di Connors. Si apre così il campo e poi accelera dall'altra parte. Comunque Connors adesso serve per 2 volte, 5-4 per lui. Nel tie break decisivo. Yeah! 6-4, servizio vincente di Connors, che ha 2 match point. 4 ore e 39 minuti, 2 match point per Jimmy Connors, dopo che Crixin era stato più volte, 3 volte, a 2 punti dalla vittoria. Adesso c'è Connors, serve il primo dei 2 match point. Chiedere di essere reattivo a Crixin alla risposta al servizio è forse troppo nel tie break del set finale, ma è questo l'errore che ha commesso a Ron. 4 ore e 40 match point, serve Connors. Non vola una mosca, neppure qui. E ha finita! Ha vinto Connors!
veramente l'entusiasmo, una partita straordinaria. 7-4 nel tie break del quinto set, Jimmy Connors nei quarti di finale dove incontrerà l'olandese Paul Aruiz. Applaude perfino papà Crixton, è stato un grande spettacolo. 3-6, 7-6, 1-6, 6-3, 7-6, 7-4 il punteggio del tie break. Bisogna ammirare soprattutto il coraggio di Connors, il coraggio di questo campione che non vuole tramontare, vuole ancora dare spettacolo, vuole dare il meglio di sé con un entusiasmo veramente da ragazzino. E non